Vi darò tutti gli aggiornamenti, ma adesso, come sapete, seguire un caso, lo abbiamo fatto per tanti giorni, significa anche poi darvi questi aggiornamenti. Parliamo di nuovo di Willy Monteiro Duarte, questo giovane di 21 anni che aveva il sogno di diventare chef e che è stato ucciso, era la notte tra il 5 e 6 settembre scorso, massacrato di botte per aver avuto il coraggio di difendere una ragazza. Lo scenario del crimine è Colleferro. Ne parliamo perché è cominciato il processo contro i presunti assassini, che sono Marco e Gabriele Bianchi, i temuti fratelli di Artena, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Sono tutti accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi. La notizia è che i giudici hanno rigettato la richiesta di rito abbreviato. Dunque i quattro non potranno beneficiare di eventuali sconti di pena, rischiano l'ergastolo. Ivan Bacchi è lì, dove tutto è successo a settembre, ecco, sotto la pioggia, tra poco ci racconta, ma prima il punto del processo che si è aperto con Sara Verta. Noi non dimentichiamo, mi auguro che neanche l'opinione pubblica dimentichi. In tanti ieri hanno sostenuto la famiglia di Willy Monteiro, tutta la comunità di Colleferro era in attesa di notizie della prima udienza del processo in corte d'assise a Frosinone contro i quattro presunti responsabili della morte del giovane, ucciso la sera tra il 5 e il 6 settembre scorso. Molti indossavano magliette bianche con scritto «Ciao Willy», per non dimenticare. Sì, sì, per tutti i Willy del mondo, per tutti. Gli imputati per l'omicidio di Willy Monteiro non avranno sconti di pena. Il processo si è aperto ieri in corte d'assise a Frosinone con il rigetto della richiesta di rito abbreviato per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La legge prevede l'ergastolo per l'accusa di cui sono incriminati l'omicidio volontario di Willy Monteiro aggravato da futili motivi ed esclude dunque il ricorso al rito abbreviato. Ieri era presente in aula solo uno dei quattro presunti responsabili, Francesco Belleggia, che si trova ai domiciliari. Gli altri tre imputati erano collegati in videoconferenza dalle carceri di Viterbo e di Rebibbia. Fino alla fine di luglio continueranno a partecipare solo a distanza a causa dell'emergenza sanitaria e il processo si svolgerà a porte chiuse, eccetto la stampa. Ma ieri, per la prima volta, i genitori di Willy e la sorella hanno visto i volti dei presunti responsabili della morte del 21enne, ucciso senza pietà in un cruento pestaggio. Willy era intervenuto per difendere un amico colpito a sua volta dal branco. Venne accerchiato e colpito a calci e pugni molto violenti, fino a morire. Mio figlio li ricordo in tutto, proprio in tutto. E soprattutto sta presente con noi e ci dà la forza per affrontare questo. Eh sì, perché ieri in aula c'erano anche i familiari, la mamma Lucia, il papà Armando e la sorella minore Milena. Ivan Bacchi, raccontami in diretta da te a Colleferro. Sì Alberto, ci troviamo esattamente nel luogo dove più di 8 mesi fa si è consumata la tragedia tra la notte del 5 e del 6 settembre. Il luogo dove è stato aggredito Willy è esattamente questa piazzetta. Qua per terra è avvenuto il pestaggio da parte dei fratelli Bianchi, dei Pincarelli, di Bellagio nei confronti di Willy. Cos'è successo? Willy era intervenuto perché aveva visto una persona che era in difficoltà, un suo conoscente, è stato aggredito dai ragazzi che erano sopravvenuti con un SUV. È stato preso alla sprovvista, è stato con un calcio allo sterno buttato a terra, ha provato, dicono tutti i vari testimoni, ad alzarsi varie volte, ma tutte le volte con dei calci, con dei pugni veniva ributtato a terra finché il suo corpo era esanime per terra e raccontano i testimoni che loro continuavano a infierire saltando sopra sul suo corpo ormai immobile. Poi quello che sappiamo è che nel trasporto all'ospedale ha perso la vita. Ieri il processo, come dicevi tu Alberto, la mamma ha detto che questo non è il momento del perdono ma è il momento dell'accertamento delle responsabilità. Quindi anche la lettera che è stata inviata dal Pincarelli per chiedere perdono, certo, verrà poi vista in un secondo momento, perché in questo momento la giustizia deve fare il suo corso. E la mamma ieri al processo aveva sempre gli occhi puntati su quelle telecamere nei quali dai diversi carceri nei quali sono in questo momento trattenuti i presunti colpevoli erano in diretta al processo, Alberto. E quindi diciamo che la mamma ieri, seppure a distanza, ha potuto guardare i presunti responsabili dell'omicidio di suo figlio Willy. Sì. Più volte siamo stati lì, più volte abbiamo cercato anche i familiari di questi due fratelli, i fratelli
bianchi. Li abbiamo visti in quei video fare sport, arti marziali, e loro sarebbero davvero gli esecutori materiali di tutto questo. Alessandro D'Alessandro. 10 denunce in pochi anni. Due fratelli bianchi hanno diversi precedenti per rissa, lesioni, porto d'armi e sostanze stupefacenti. E oltre alle denunce ci sono le testimonianze di chi da Artena a Colleferro, dall'Ariano fino a Cori, li ha sempre temuti ed evitati. A volte mi sembrava di vedere per la strada i protagonisti di certe serie televisive, tutti rasati, pieni di tatuaggi, con l'aria aggressiva, racconta una donna. Dei prepotenti che quando camminavano, se ti trovavi sulla loro strada, ti venivano addosso apposta per darti un colpo, per farti vedere chi comanda, dice un altro ragazzo. Alcuni confermano quello che avrebbero scoperto gli investigatori, che i due fratelli avrebbero lavorato come pusher di zona. Quando gli acquirenti si indebitavano, sarebbero arrivati loro per pestare. Chi subiva le percosse non denunciava. Nessuno voleva avere a che fare con loro, meglio stare alla larga da quella villa di famiglia che svetta in cima a una salita in una frazione di Artena. Un grande cancello nero, un leone di pietra a grandezza naturale, quello accanto al quale si è fatto fotografare Gabriele. Da qui si muovevano con il loro SUV, si presentavano per marcare il territorio, allenati solo alla violenza, al disprezzo delle regole, anche quelle delle arti marziali, usate non per difendersi ma per offendere. Sul loro profilo social ostentavano orologi, abiti griffati, alberghi di lusso, una vita dorata, superiore al loro reddito, quello di due persone ufficialmente nullatenenti e con una piccola attività commerciale di frutta e verdura, una fame di denaro che non si sarebbe esaurita con lo spaccio, ma forse anche con altre attività ai limiti della legalità.